Anticipazioni uomini e donne, Brando e Prichi a nuovo ripensamento, nuovo rinvio della scelta. La scelta di Brando e Frickian si registrerà oggi. Ieri non c'era né lui né le corteggiatrici. Per quanto riguarda il trono over, si parte da Gemma Galgani. La dama sta conoscendo un nuovo cavaliere, e nonostante abbia detto che non lo prende più di tanto, lei dice che vuole continuare a conoscerlo. Lui si mostra disponibile, ma la dama ha qualche dubbio. A quel punto Tina Cipollari è intervenuta attaccandola e hanno discusso un po'. Successivamente si unisce anche Gianni Sperti contro la Galgani, dicendo che lei vuole continuare giusto per, ma è evidente che tra una settimana chiuderà la conoscenza e non gli sembra giusto. Angelo, in teoria, sta continuando a uscire con Tiziana Riccardi e oggi le ha fatto una sorpresa in studio portandole un regalo perché era il suo compleanno. Tra i due sembra proseguire tutto bene. Tra lei e Tina è scoppiata una discussione abbastanza animata. Come già ha detto più volte, l'opinionista non crede molto a lei. Mario Verona ha mandato a casa una ragazza che era venuta a conoscerlo, mentre sta proseguendo con due ragazze che erano venute per lui nelle precedenti registrazioni. Ida Platano ha deciso di eliminare Daniele perché non riteneva che potessero continuare, preferendo concentrarsi unicamente su Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. Dunque, a meno che non arrivino altri, la scelta sarà su uno dei due. Ha portato in esterna entrambi e in studio si è discusso molto. Entrambi i corteggiatori erano un po' arrabbiati, tanto che non l'hanno neanche invitata a ballare. Daniele, il nuovo tronista, ha iniziato a conoscere le corteggiatrici e ne ha portate in esterna due, ma fa già un'eliminazione e ne manda a casa una.